Impressioni a caldo e anche a umido della nuova GS Rally. Sembra incredibile, ma su questa moto c'è sempre da imparare, c'è sempre qualcosa di nuovo, anche se a volte le comunicazioni ufficiali non dicono tutto quello che è veramente lo sviluppo che c'è stato all'interno di questa moto. Questa esperienza qui alla GS Academy mi ha aiutato molto a capirlo. Ho fatto un viaggio, partito da Milano, un po' di collina, strada, trovando la solita GS, insomma quella che ti aiuta a guidare molto veloce, quella che a me dà molta confidenza, facile e brillante. Le sorprese arrivano in fuoristrada. La Rally è una moto che sta un po' a metà tra un modello vero e proprio e una versione. BMW dice che è una versione, i clienti dicono che è un modello, secondo me sta un po' in mezzo perché non ha differenze così marcate per poter essere considerata un modello a sé stante, ma non ha neanche così poche differenze da poter essere considerata una versione, soprattutto se l'assetto è quello sport, con sospensioni rialzate di 20 mm e alcune features elettroniche che rendono questa moto la GS con maggiore attitudine fuori stradistica di sempre. Lo abbiamo provato nei campi prova della GS Academy, lo abbiamo provato sulle strade del Piacentino, fu un'estate dal maltempo, quindi in condizioni veramente critiche, e questo ha fatto ancora capire che la GS è ancora di più in grado di sorprendere. Non è vero che è una stradale vestita da fuoristrada, puoi fare veramente tante cose con lei, e soprattutto la cosa che è più sorprendente non è quello che lei può fare, ma è quello che tu puoi fare con lei, cioè anche se non sei un grande esperto. Il bilanciamento in fuoristrada è ottimo e soprattutto con l'assetto sport si gode di varie fasature, si può scegliere l'altezza bassa per avere più trazione, l'altezza alta che cambia anche l'avancorsa per avere più facilità, più agilità di curva. Insomma, ci sono tante cose che si possono fare con questa GS, e la Rally nello specifico con l'assetto sport non è una GS solo con le sospensioni più lunghe, perché cambia anche il braccio del telelever e quindi cambiano anche le incidenze, quindi cambia proprio completamente la moto. Non va scelta per forza, bisogna scegliere quello che serve. Se si fa tanta strada si sceglie quella con l'assetto normale, se si pensa di andare a fare tanta fuoristrada, allora ecco che questa potrebbe essere assolutamente la scelta corretta.